Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video documentativo di un'escursione di un sentiero d'anello. Ragazzi, oggi è domenica 9 maggio 2021, ci spostiamo nel Roero, ci catapultiamo esattamente a Baldissero d'Alba, esattamente in Piazza Martiri, da cui parte il sentiero anello del Barbette. Ragazzi, un sentiero di 7 km, presumo in parte sterrato, in parte asfaltato, chiaramente una buona parte sarà sterrato. Un percorso ad anello, dislivello di 250 metri, lo danno tempo di percorrenza 3 ore, forse noi ci mettiamo anche meno. Toccheremo i comuni e le zone limitrofe a Baldissero d'Alba, quindi i comuni di Montaldo, Roero e di Somma Riva a Perno, ma bando alle ciance, catapultiamoci subito ad esplorare questa nuova zona, oltre che a documentarla. Di conseguenza, come al solito, buona visione! Ed eccoci in direzione Baldissero d'Alba. Bene ragazzi, eccoci arrivati in questo momento in Piazza Martiri a Baldissero d'Alba, che è la piazza che vedete scorrere dietro alle mie spalle. Bisogna cercare adesso la direzione di via Cuneo, che sinceramente qua non so dove sia. Ed ecco la palina che sta a indicare l'inizio percorso anello del Barbette. Ragazzi, pare che le indicazioni al momento siano veramente fatte bene e precise, come indica il sito. Dice di prendere dalla piazza via Cuneo, di là era via Giardina, che non c'entra niente. Qua c'è di nuovo subito un secondo richiamo, sentiero Ruspas, località a Prato, che effettivamente poi incroceremo. Deve essere un percorso particolarmente interessante, perché dovremmo anche passare dalle vicinanze del castello di Baldissero. Ragazzi, il castello di Baldissero è uno dei castelli più belli di tutti i paesini del Roero. Poi dovremo anche arrivare in località Prato, che è una zona che so che esiste ma non abbiamo ancora mai frequentato. Oggi la giornata, ragazzi, a differenza delle altre volte, è leggermente nuvolo, non è prevista pioggia, sono nuvole, nuvolacce grigie che potrebbero anche dar da pensare che potrebbe dare un mezzo scrosso. Speriamo soltanto di no, anche perché non ho portato niente stavolta. Ok, vediamo già le indicazioni dell'S1, il famoso S1 che abbiamo già fatto parecchie volte, anche documentato tante volte. Però vediamo se c'è un richiamo qui, sarebbe il massimo. Fantastico ragazzi. No, allora, in realtà non parla del sentiero del Barbette, però dice Somma Riva a Perno, sentiero Ruspas, località Prato. Beh, presumo che sia proprio di qua allora. Ragazzi, questo tratto di percorso qui dell'S1 l'abbiamo già fatto tante di quelle volte. Baldissero, ecco qua di nuovo dei richiami, vediamo se indica di nuovo anche il sentiero Barbette. No, sarebbe stato preferibile se fosse stato indicato. Ah no, però c'è scritto bianco saldo. Ok, giusto. Poi qua abbiamo S1, Ruspas, località Prato, perfetto. Subito dopo l'ultimo cartello che avete visto, abbandoniamo l'asfalto per prendere questo sterrato. Ragazzi, ci siamo immessi sul sentiero S1 che abbiamo già fatto tante volte. Guardate qua, ci sono dei punti panoramici con degli strapiombi che fanno impressione. Guardate qui, qui va giù a 90 gradi, guardate che alto che è. Questa terra qui sta in piedi e tiene proprio solo perché ci sono le radici degli alberi, perché se no, essendo che il Roero è particolarmente friabile, ragazzi, se non ci fossero le radici che tengono, strada qui franerebbe. Vedete che in lontananza ci sono le rocche, qua siamo proprio in zona rocche del Roero, come ampiamente già descritto in tanti parecchi nostri precedenti video. Qua sarebbe bello fare anche un volo col drone, farlo volare giù per questa valle. Qui chi soffre di vertigini è meglio che non venga. Spettacolo ragazzi, guardate che roba, una meraviglia. E durante il percorso troviamo un divertentissimo giochino qua in mezzo al bosco, validissimo. Stiamo salendo su questo bellissimo tratto dell'S1, ragazzi, super panoramico, soprattutto dal versante sinistro, dove ci sono dei panorami allucinanti. Adesso purtroppo oggi è nuvolo, però la visibilità è comunque buona. Ogni tanto addirittura sul lato sinistro ci sono dei tratti con delle
dei recinti, delle traversine in legno, proprio per evitare che uno prenda il volo giù, perché qua il dislivello è notevole. Bello ragazzi, veramente super valido. Incontriamo a un certo punto sulla nostra sinistra una panchina, un tavolino, comunque sempre bel vedere. E in lontananza vediamo il castello di Baldissero, lo intravediamo appena appena. Vedete ragazzi, in alto leggermente sulla sinistra, eccolo lì. Bello, bello, bello. E intanto il sentiero S1 prosegue in mezzo a queste splendide foreste, ragazzi, guardate che colori, guardate che meraviglia, le foreste del Roero. Per una volta ragazzi ho indovinato l'abbigliamento, negli ultimi giorni era troppo caldo o troppo freddo. Attenzione, eccoci qua, incomincio già a vedere proprio qui il bivio che noi aspettavamo, perché qua dal sito dice che a un certo punto c'è un bivio a sinistra con scritto sentiero Rus Pass, località a Prato. Ragazzi, qui prosegue diritto l'S1 che porta a Sommariva Perno, che abbiamo già fatto tante volte. A questo punto vedete che c'è sentiero Rus Pass, località a Prato, svoltare a sinistra. Beh, fino a qua è indicato bene e vi dirò che giù di qua non abbiamo mai sperimentato. E proprio dopo questo bivio ragazzi inizia zona nuova per noi, perché il tratto dritto, quello che porta a Sommariva, l'abbiamo già fatto e anche documentato più di una volta, lo conosciamo molto bene. Ma questo, da questo bivio che avete appena visto in avanti, è zona completamente nuova. 1000. Dopo il bivio che avete visto ragazzi inizia una discesa anche abbastanza ripida, i paesaggi si fanno sempre più selvaggi, il bosco è una volta più bello ragazzi, spettacolare, colore. Poi teniamo anche presente che siamo nella più bella stagione dell'anno secondo me, Tanti dicono l'autunno con i suoi colori, sì, però l'autunno poi preannuncia l'inverno, uno è sempre un po' incazzato e dice ah, poi arriva la brutta stagione, il freddo, il secco, il dio cane di qua di là. Invece adesso siamo all'inizio della bella stagione, di conseguenza poi clima veramente fantastico, secondo me a naso ci saranno sui 20-21 gradi, una roba del genere. Questo sentiero largo tra l'altro è anche molto indicato per bici da enduro ragazzi. Io un giorno o l'altro verrò qui anche con la Specialized Enduro Expert Evo, che questo è proprio il suo ambiente, il suo territorio ideale. Infatti abbiamo già incontrato un bel po' di enduristi, volendo anche col monopattino ragazzi da enduro, perché qua abbiamo un terriccio liscio, non ci sono pietre, qua si va bene anche con le ruote piccole, anche se le ruote piccole ragazzi ovviamente per l'enduro non sono assolutamente molto idonee. Il paesaggio incomincia a cambiare a questo punto ragazzi, perché il sentiero diventa più stretto, diventa ancora più ripido e dal bosco vero e proprio usciamo e stiamo entrando in una specie di boscaglia più caratterizzata da rovi. Il bosco che avete visto prima non è molto indicato per i lupoli ragazzi, tra l'altro ieri abbiamo girato un tutorial, possiamo chiamarlo così, riguardo ai lupoli, dove io spiegavo che tra l'altro vi invito di vederlo se per caso non l'aveste ancora visto, ricerca, raccolta, preparazione, degustaggio. Non bisogna andare nelle foreste con sottobosco pulito, proprio il classico bosco, bisogna andare in zona di rovi. Adesso qui potrebbe anche essere che qualcosa ci sia, fino adesso un cavolo, qui qualcosa teoricamente potrebbe esserci perché un po' di arbusti ci sono, vedete? Più procediamo e più diventa impervio il paesaggio ragazzi, il sentiero sempre più tecnico, sempre più ripido e sempre più stretto. Qua con la bici da enduro si va, ma bisogna già avere una certa esperienza, infatti anche il sito stesso dice che lo classifica come percorso impegnativo. E qui arriviamo nel fondo di un vallone, fra un po' arriviamo al fondo
Dopodiché ci sarà probabilmente uno svincolo, un bivio. Intanto guardate che roba, paesaggi sempre più da Amazzonia, proprio guardate. Mentre prima era il classico bosco standard, diciamo, no? Tipico del Roero, qui sembra più giungla. Però bello, guardate che meraviglia. Oh, stiamo arrivando al fondo di questo mega discesone, ragazzi. E siamo arrivati qui. Che zona strana, qua c'è uno stradone. Il paesaggio si fa più aperto, siamo nel fondo di una vallata, ragazzi. Queste qua vallate qui, queste zone qua, sono le tipiche zone che in estate sono fresche, ma in inverno sono congelate. Qua il sole poi batte poco perché siamo in una specie di conca. Qui è quasi tutto gennaio, febbraio ghiacciato e soprattutto freddo, gelido. Mi piacerebbe sapere adesso dove ci sono i cartelli. Qua cartelli non ce n'è, ma ne intravedo uno giù sulla sinistra. Andiamo un po' a vedere se è lui. Ecco ragazzi, qua il cartello che intravedevamo lì dal bivio, località a Prato, Baldissero Sant'Antonio. Mi stupisce che non sia indicato di nuovo l'anello del Barbet. Soltanto i primi due o tre cartelli indicavano Barbet, adesso più niente, nessun Barbet. Quindi abbiamo fatto bene a girare a sinistra. Allora, adesso qua si prosegue in leggera discesa, ma neanche più di tanto, perché ormai siamo già nel fondo di questo vallone, come dicevo. Il sito, le istruzioni, Ecomuseo delle Rocche, che vi ricordo sempre di consultare se per caso vi interessa fare degli giri ad anello, soprattutto nel Roero. Andate su quel sito, sono indicati tutti i principali sentieri, non tutti, ma una buona parte. Tra l'altro questo qua l'hanno messo da poco, ragazzi, perché fino a 6 mesi fa non c'era, se no l'avremmo già scoperto, magari sperimentato anni fa. Dicevo, fra un po' dovrebbe esserci più giù un altro bivio a sinistra che indica di procedere in direzione località Goretta. Questo dice il sito. Adesso noi chiaramente andremo a vedere se è vero o meno, ma normalmente, insomma, i sentieri sono sempre molto ben indicati. Non tutti i bivi purtroppo sono indicati, perché a volte qualche palina vola per terra, o perché passa qualche trattore, o perché magari cade giù un albero e butta giù anche la palina, per cui bisogna un po' indovinare. È sempre molto brutto quando si arriva, ragazzi, in un punto dove non si capisce bene, arrivi a un bivio dove non c'è il richiamo, a quel punto tira la monetina, o destra o sinistra, se proprio la pallina non c'è. Se invece c'è, è caduta, cerchi di capire come è caduta e in base alla sua posizione, da sdraiata, cercare di capire in che posizione si trovava quando era verticale. Sul lato del sentiero, ragazzi, ma cosa c'è? Una caverna laggiù? Sembra proprio una caverna. C'è un buco che non si capisce bene, ma ha proprio tutta l'aria della caverna. Guardate un po'. Comunque qua selvaggio, ma selvaggio, 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 vedete? Non ci credo, ragazzi. Guardate qua a sinistra che paciorlame. Una pauta allucinante, guardate, mi mancava, E subito attaccato alla pauta, ragazzi, un validissimo lago con un'acqua pulitissima che invita senza ombra di dubbio a fare un bel bagno. Credo proprio di vedere il bivio con località Goretta. Allora, qua abbiamo delle api. Dritto si va, non so dove, io ho sempre una curiosità pazzesca di scoprire. Vediamo un po' un attimino, faccio soltanto una scappata qua di 4 passi di incroce. Allora, c'è un vecchio campo da calcio abbandonato, che non vorrei che avessimo già visto, quel campo di calcio lì. Passando da qualche altro sentiero, ragazzi, giù di qua, vedete, voi lo vedete un po' in lontananza, e poi ci sono le api, api che lasciamo dove sono. Mila, levati un po' dalle api, dai, che ti pungono ancora, Cristo, E poi invece qui abbiamo località Goretta, esattamente come indicato, vedete? Allora, località Goretta, Baldissero d'Alba, esattamente come indica il sito. A sinistra dice 5 minuti, quindi siamo quasi lì. Appena dopo aver girato, prosegue il sentierino in salita di nuovo, ragazzi. Abbiamo fatto un mega discesone, adesso qua chissà se si sale di nuovo un po'. Penso di sì. Mi sembra di intravedere anche in lontananza, in alto, Baldissero. Mi sembra di intravedere anche una torre del castello, decisamente interessante. Adesso andiamo subito chiaramente a sperimentare, forse arriveremo anche dalle parti della regione a Prato, o meglio località a Prato. Finalmente tracce di civiltà, ragazzi, guardate, una bellissima casa
con un bel giardino, tutto un prato tagliato all'inglese, guardate che roba. Ah, bella roba! E questi che fiori sono, ragazzi? Guardate un po', forma di palla. Ma questi qua io veramente non li ho mai visti, eh. Ma profumeranno? No, proprio un leggerissimo profumo sul dolce, ma quasi niente, ragazzi. Boh, che roba strana. Dopo neanche 5 minuti, ragazzi, un altro bivio. Località a Prato, a destra. Da non fare, bisogna tenere la sinistra in direzione Val di Sero d'Alba, Sant'Antonio. E poi bisognerebbe arrivare a un certo punto qua, dopo un pezzo di salita, al cimitero. E poi leggiamo di nuovo le istruzioni, che io mi leggo a ogni bivio sul telefono, dove ho aperta la pagina del sito, appunto, che vi dicevo, Eco Museo delle Rocche. Arriviamo sulla strada asfaltata e vediamo il cartello Val di Sero Sant'Antonio. Dovrebbe essere Sant'Antonino. Dovrebbe essere di qua. Allora, qua, ragazzi, siamo in un punto in cui sono un po' indeciso se la direzione è questa, perché è vero che il cartello indicava di qua, è anche vero che però stiamo salendo, mentre invece il sito dice che arrivati al cimitero dovrebbe esserci una leggera discesa. Una volta arrivato dove c'è l'abside lì, che è una roba del Cristo, sicuramente una roba cristalle, che non so manco che cazzo sia, sarà qualche Cristo Madonna appeso da qualche parte. Allora adesso andiamo a vedere se c'è qualche roba del Cristo qui da cui si svolta. Forse laggiù ci sono dei cartelli, guarda un po' laggiù. Laggiù forse ci sono altri cartelli, quindi è giusto di qua. Però vedete che non sempre le descrizioni sono proprio fatte come si deve. Allora, qua c'è un altro richiamo, però vedete che piccolo piccolo c'è scritto Anello del Barbet, ADB. Che in realtà questo simbolo qua c'era anche nei cartelli sotto, per cui secondo me, anche se indicato un po' col culo, ragazzi, in maniera poco chiara, perché ci sono una serie di bivi che potrebbero trarre in inganno, ma io penso proprio che sia qua. E la leggera discesa, quella che passa in mezzo ai vigneti, questa dolce discesa che descriveva il sito, credo che inizi di qua. Ok, la strada ritorna a essere carrabile ma sterrata, come dice il sito. Spero soltanto di aver fatto le giravolte giuste, ragazzi, perché non era chiarissimo prima, eh. Ovviamente, ragazzi, qua siamo circondati dai tipici paesaggi del Roero, caratterizzati da dolce colline in parte ricoperte da foreste, in parte ricoperte da vigneti oppure noccioleti. Ragazzi, svelato il mistero dell'abside di Sant'Antonio e quella costruzione in mattoni con quell'arco lì, che sicuramente è cristalle. Altro cartello, si svolta a sinistra e si prosegue in questa direzione. Intanto si procede, ragazzi, su questa strada carrabile sterrata, una leggerissima salita in mezzo ai noccioleti destra e sinistra, e abbiamo visto ancora un paio di richiami. Tra l'altro abbiamo notato, proprio osservando bene i cartelli, che sono molto molto recenti, sono freschi, vuol dire che li hanno messi veramente da poco. Siamo all'altezza di Montaldo, che vediamo qua sopra la nostra testa. Siamo in una zona bassa, adesso sicuramente ci sarà una salita e presumo che ci porti da qui in avanti a Val di Sero, sbucando però dalla zona castello. Oh, bella! E adesso dove cazzo siamo andati a finire? Cartelli più niente. Ah, qua, boh, sembra che sia finito il mondo, non c'è più un Cristo qua. Abbiamo proseguito su un pezzo per questo schifo qua. Ah, bella roba, qua adesso finisce. Cazzo, che cazzo siamo arrivati? Sbagliato in pieno. Stavolta indicato col culo. Guardate che merda. No, 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 no. Qua finisce. Sbagliato. A sto punto io non so più dove cazzo è. Bisogna andare. Laggiù era indicato bene fino all'ultimo cartello. Poi noi abbiamo seguito tutti i cartelli. Adesso qua
Cioè, guardate che cazzo di percorso che abbiamo fatto, guardate che roba, guarda che porcheria. Fa incazzare quando è così, porco Dio, perché veramente, cazzo, le indicazioni mettetele giuste, corrette fino in fondo. Che roba è qua? Ragazzi, potrebbe essere che in realtà abbiamo preso il bivio sbagliato, nel senso che potrebbe essere, non siamo sicuri, che la strada giusta sia questa. Certo che però potevano anche mettere un richiamo. Vedete, in questi casi qua basta un cazzo di bivio, che sia uno, dove non c'è un richiamo, e te ce l'hai nel culo, perché prendi la direzione sbagliata, magari cammini per chilometri, perdi un sacco di tempo, vai fuori orario e poi non sai se la direzione è quella giusta. Adesso qua chi cazzo lo sa che se è giusto di qua o no? Io vado a stima, però potrei anche sbagliare. Niente ragazzi, quel sentiero lì, quella stradina lì, poteva forse anche essere quella giusta, però non ci sono più richiami. Di conseguenza poteva essere come poteva anche non essere. Io non oso più a questo punto, senza indicazioni, senza bivi, imboccare una direzione, tenendo conto che è anche da un bel po' di ore che siamo in marcia, ragazzi. Ben più delle ore previste dal sito, tra l'altro anche lì 3 ore, sì, 3 ore, ma forse in bici o comunque con un, insomma, o correndo, ecco, diciamo correndo, perché adesso sono già passate più di 3 ore che siamo in marcia. E a questo punto l'unica è tornare indietro un pezzo, ma quando succede così mi fa andare veramente fuori dai fogli. Mi ricordo che venendo in qua da questa strada qui, ragazzi, da questa avevamo visto un bivio di un altro sentiero che non c'entra niente con questo, con indicato Baldissero d'Alba, sentiero Livio Venturino, che è un altro sentiero che tra l'altro mi pare che avessimo già anche fatto o incrociato, non ricordo più bene. A quel punto prendiamo quello e seguiamo quello, ci spostiamo dal nostro e seguiamo quello, tanto la direzione è Baldissero, quindi da lì non si scappa, eh. Allora ragazzi, quella che vedete in sottofondo è Montaldo, noi abbiamo preso la strada qua sotto, Anda Venanda, che poi si è andata a perdere proprio sotto Montaldo, mentre invece seguendo questa qua del Livio Venturino vediamo che sulla sinistra dovrebbe portare nel paese che vedete in lontananza giù a sinistra, che è Baldissero, che è il nostro punto di arrivo oltre che di partenza. Spero soltanto che questa strada qui adesso porti realmente a Baldissero, che non prenda di nuovo per il culo, perché non sarebbe la prima volta, porco Dio. Un altro salitone, ragazzi, di quelli così allucinante. In ogni caso, almeno dall'alto, dalle colline, si vedono i paesi, per cui si capisce se la strada che si percorre è quella che porta nella direzione dei paesi, indipendentemente dai cartelli, perché certe volte i cartelli sono messi proprio che, ma neanche un sub li metterebbe in quella maniera lì, che indicano una parte e poi portano tutta un'altra. Ed è un vero peccato non riuscire a documentare per intero questo anello, che l'abbiamo fatto credo per 3/4, purtroppo qua laggiù i cartelli sono andati a perdersi, non sai più dove sei, la cosa più brutta che possa succedere. Per cui la documentazione di questo sentiero, ragazzi, sarà per, non per intero, ma per 3/4. Poi, per carità, a Baldissero ci arriviamo lo stesso, non è detto che questo sentiero qui poi si ricolleghi con quell'altro che stavamo facendo prima, però è tutto da sperimentare, zona nuova, quindi. Guardate che meravigliosi ulivi, ragazzi, questi sono ulivi con Montaldo sul sottofondo. Non avete idea di quanto siamo saliti, ragazzi, ma quanto abbiamo fatto di dislivello, una roba allucinante. Tra l'altro un caldo del dio cane. Allora adesso guardando giù di qua sembra di essere veramente in alta montagna, perché abbiamo fatto un dislivello pazzesco. Il problema è che qua, posto bellissimo, strada bellissima, panoramica, verde dappertutto, ma continua a non saltare fuori Baldissero, perché indicava Baldissero 40 minuti, ma qua c'è di tutto tranne che Baldissero, ragazzi. C'è tanta bella vegetazione, ma mentre prima si vedevano le case che sembrava di essere quasi lì, ragazzi, non ci posso credere. Guardate, eccolo il sentiero delle segrete.
noi avremmo dovuto sbucare da questo sentiero, e questo sentiero potrebbe essere quello che proseguendo da sotto portava su. Sai dove abbiamo detto torniamo indietro, no? Tu hai detto io non mi fido, e qui badi 0-10 minuti. Noi di qua avremmo dovuto venire, solo che a saperlo. Cioè guarda che veramente, Quindi ragazzi, quel bivio a sinistra dove abbiamo detto torniamo indietro è di qua. Hai visto? È qua. Che qua ha anche un bel... magari era pure più corto, perché noi siamo tornati indietro, abbiamo allungato da bestia, Sentiero del segreto è per forza, infatti il sito diceva che è di qua che bisognava venire. Comunque, una cosa è sicura, che qua Baldissero sono 10 minuti, per carità, abbiamo allungato, magari l'abbiamo anche abbellito, ragazzi, con una variante, Qua, tra l'altro, sentiero del Torione indicato, che porta giù di qua. Molto impegnativo, ragazzi, guardate. E qua scende giù veramente di brutto. No, sai cosa è successo alla fine? Che noi qua abbiamo... io sono pronto a scommettere, laggiù in fondo, dove siamo arrivati. Dove io ho detto, proviamo a prendere a sinistra. E tu hai detto, no, guarda che non mi fido. In effetti non c'erano paline. Ti ricordi che tu hai detto, piuttosto torniamo indietro, prendiamo Livio Venturino. Se noi avessimo proseguito dritto di lì, avremmo quasi sicuramente, saremmo sbucati dove abbiamo detto là. Il problema è che, ecco, adesso tra l'altro incontriamo dei ragazzi che anche loro si erano persi. Esattamente come previsto, ragazzi, l'ultimo tratto di sentiero era praticamente coincidente con l'altro. Se fossimo proseguiti dritti a quel famoso bivio, ragazzi, siamo arrivati proprio al castello, purtroppo, di Baldissero, che però non si vede perché è coperto dalla vegetazione. Tra l'altro mi dicono anche che è chiuso, siamo praticamente arrivati a Baldissero. Laggiù c'è Piazza Martiri, ecco come Baldissero. Mi spiace soltanto di non riuscire a farvi vedere il cartello, purtroppo è così. Bene ragazzi, eccoci arrivati, abbiamo concluso anche questo anello, sentiero anello del Barbetta. Ragazzi, allora, abbiamo incontrato degli altri escursionisti. Al momento in cui abbiamo deciso, dopo il bivio famoso dove abbiamo deciso di tornare indietro, che non sapevamo bene da che parte portava quel sentiero, abbiamo incontrato degli escursionisti che stavano venendo in senso opposto. Li abbiamo fermati e gli abbiamo detto, dove volete andare? A continuare a fare anche noi il sentiero del Barbetta. Perfetto, io gli ho già istruiti, gli ho detto, guarda, quando arrivate laggiù non dovete tenere a destra come noi che fate una salita per un cazzo, dovete prendere a sinistra, forse, perché noi abbiamo detto, boh, non ci siamo fidati, siccome non c'era più lo richiamo del cartello, abbiamo detto, per sicurezza, torniamo indietro, allungando di parecchio, prendiamo il sentiero Livio Venturino, ragazzi, almeno siamo sicuri che porta a Baldissero. Così facendo abbiamo fatto una variante, alla fine l'anello l'abbiamo fatto, e proprio poco prima di arrivare a Baldissero abbiamo rincontrato, ragazzi, questi due escursionisti qua che stavano arrivando dal sentiero, quello giusto. E loro mi hanno detto, guardate che nel punto in cui siete tornati a casa indietro voi, dopo ancora neanche 100 metri sulla sinistra c'era una scalinata da fare che portava su dritto al sentiero delle segrete, come che si chiamava, segrete, una roba del genere, che poi si congiungeva con quello da cui siamo sbucati noi. Alla fine siamo rimasti tutto sommato contenti di aver fatto questa variante. Se fossimo andati di là dritti avremmo anche accorciato di parecchio, ma insomma di parecchio, neanche poi di tantissimo, insomma sicuramente come chilometri sì, per cui adesso abbiamo abbondantemente superato i 7 chilometri. Siamo partiti alle 2.05, 2.10, ragazzi, sono le 17.45, di conseguenza no, non sono 3 ore, sono 3 ore, diciamo, e mezza, 3 ore e 40, quindi si sono tenuti parecchio stretti, insomma, e poi noi abbiamo già camminato con ritmi abbastanza veloci, quindi neanche da dire, insomma. Bene ragazzi, ci riprometteremo di sicuro di fare una seconda volta questo anello, adesso che sappiamo proprio bene il percorso, perché ci è stato detto da quei due escursionisti, probabilmente lo faremo poi quest'autunno per vedere gli stessi panorami, ma con colori diversi, appunto per via della stagione. Come al solito, iscrivetevi al canale se la documentazione è stata di vostro interesse, anche se comprensiva di una variante. Scrivetemi come al solito qualcosa nei commenti, ragazzi, al prossimo video. Ciao!